nella mente di ognuno di noi c'è sicuramente il fatto di aver capito che questa è una settimana non determinante di più. Io la paragono un po' alla finale di Trapani, cioè, o perlomeno dentro di me la sto preparando così. C'è anche quella giusta tensione che fa capire che questa è una delle quelle partite dove realmente non puoi sbagliare. Sotto il punto di vista della prestazione, credo che la squadra ultimamente sta facendo grandi cose, ci manca quel qualcosina in più per poter fare questa vittoria. Questa è una squadra che non è abituata a fare calcolo, perlomeno nel momento in cui l'ha iniziata a fare, secondo me abbiamo pagato caro, cioè nel senso che nel momento in cui è stata raggiunta la salvezza e abbiamo cambiato anche forse l'obiettivo nostro, che era inizialmente quello della salvezza, e abbiamo iniziato a fare dei calcoli quanti punti potevano servire, secondo me ci siamo persi un pochettino e abbiamo perso quello che era il nostro spirito. Nel momento in cui siamo tornati a fare quello che sappiamo, per carità, non sono arrivati sicuramente i punti di inizio stagione, però le prestazioni le due vittorie con l'Empoli e Varese, la squadra è tornata a fare quello che sapeva fare. Poi ci sono tantissime componenti che possono alterare questi play-off, ecco, l'ingresso di una squadra. Quindi da una parte c'è la cosa positiva dei tanti scontri diretti, quindi sicuramente, come ho detto prima, la partita di Carpi per noi è la partita della vita, perché facendo i tre punti è normale che poi forse possiamo vedere qualche squadra alle nostre spalle e quindi poterci poi decidere il nostro destino in casa col Cittadella.